Carissimi amici, come abbiamo detto all'inizio, viviamo questa celebrazione in un modo del tutto particolare, ma anche questo ci permette forse di viverla con più attenzione, con una scelta di partecipare a questa messa, non per tradizione, ma perché vogliamo chiedere la protezione di Santa Margherita per la nostra vita, per la nostra città. Vogliamo imparare da lei, anche se abbiamo poche notizie sulla sua vita. Vogliamo imparare in modo particolare dalla parola di Dio che la Chiesa ci ha offerto in questo giorno di Santa Margherita. È una santa che è vissuta, lo sappiamo, nel terzo secolo, quindi all'inizio della storia cristiana, durante il tempo delle grandissime persecuzioni, non che oggi non ci siano persecuzioni, ci sono ugualmente in altre parti del mondo, ma il cristiano anche oggi è perseguitato, e questo è normale perché fa parte dell'essenza del cristiano. Abbiamo sentito nella proclamazione delle beatitudini del Vangelo: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, quindi è una cosa certa, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché è grande la vostra ricompensa nei cieli. Sicché la persecuzione non è qualcosa di estraneo all'esperienza dell'uomo, all'esperienza del cristiano, è una cosa, vorrei dire, connaturale, scritta nel DNA dell'essere cristiano. Santa Margherita è stata perseguitata perché era cristiana e perché aveva fatto una scelta, quella di donare se stessa, la sua verginità e il suo corpo a Gesù Cristo. A motivo di questo ha avuto questa persecuzione, fino ad essere uccisa per il nome di Cristo, e ha versato il suo sangue per il nome e per amore di Cristo. È una delle cosiddette sante ausiliatrici, invocate per l'ausilio, cioè per l'aiuto. Lo sappiamo, su questa mattina Don Salvatore ha benedetto le partorienti, perché Santa Margherita ha anche questo tipo di protezione da sempre. Ebbene, in questa festa, guardando a queste scarne notizie che abbiamo della sua vita, vorrei fermarmi con voi questa sera a considerare alcune parole che abbiamo ascoltato nella Sacra Scrittura, la seconda lettura tratta dalla lettera di San Paolo ai Corinzi. Dice così Paolo: non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Sta parlando della purezza, sta parlando del comportamento, per certi versi, morale che il cristiano deve avere. Nella comunità di Corinto erano piuttosto allegri sotto questo aspetto. Allora San Paolo chiarisce questo aspetto, ma lo dice oggi anche a noi, perché Santa Margherita ha questo tipo di esperienza. Il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo. Ci abbiamo mai pensato, amici miei, che in noi abita lo Spirito Santo? Dal giorno del nostro battesimo, lo Spirito di Dio, che è Dio, perché dove c'è lo Spirito di Dio c'è Dio, e dove c'è lo Spirito c'è il Padre e c'è il Figlio, lo Spirito di Dio abita in noi. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che la nostra vita, il nostro corpo, ha una santità
donata, non propria, non ce lo siamo dato noi lo Spirito Santo, ci è stato donato, ma ha una santità che riceve dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo fa di noi dei santi. I primi cristiani salutavano proprio così: salutatevi santi. Ma attenzione, cosa significa questa santità? Il Vangelo ci può aiutare in questa ottica, in questo orientamento. La santità consiste in una cosa semplicissima, amici cari: nel comprendere quello che il Padre vuole e metterlo in pratica. Questa è la santità. E lo Spirito è il decodificatore per la nostra vita della santità, di ciò che il Padre vuole, della volontà di Dio, della volontà del Padre. La decodifica e ce la spiega e ci offre la possibilità di camminare nella santità. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio, che è dono di Dio? Quanto rispetto dobbiamo avere per il nostro corpo? Quanto rispetto! Oggi viviamo in un tempo, in una cultura, dove c'è una grandissima attenzione al corpo. Basti pensare alle tante palestre che esistono, basti pensare ai tantissimi centri di benessere che esistono, basti pensare a tutta la moda. C'è un'attenzione grandissima al corpo. Ma probabilmente non è l'attenzione che Cristo vuole da noi, che Dio vuole da noi, che il Padre vuole da noi. Che significa che il nostro corpo è abitato dallo Spirito Santo? Lo specifica ancora San Paolo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi, che avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? E già, amici miei, da quando abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo, il nostro corpo ha cominciato a far parte di un corpo più grande, che è il corpo di Cristo, di cui noi siamo una parte questa sera qui. Il corpo di Cristo, sicché non mi appartengo più, appartengo a Cristo. Sono la sua carne. Sono la sua presenza. Questo ogni cristiano può dirlo. Non mi appartengo più. E se non mi appartengo, non posso fare quel che voglio del mio corpo. Devo avere un'attenzione particolare al mio corpo, secondo il Vangelo, secondo lo Spirito Santo. Perché non mi appartengo? Perché siamo stati comprati a caro prezzo. Sapete qual è il prezzo, amici miei, del nostro corpo? Della redenzione del nostro corpo? Il sangue di Cristo. Questo è il prezzo. Il sangue di Cristo. Con quel sangue siamo stati comprati. Ecco perché dobbiamo avere attenzione alla santità del nostro corpo. San Paolo conclude: glorificate Dio nel vostro corpo. Ecco, il nostro corpo pieno dello Spirito di Dio, comprato con il sangue di Cristo, serve per dare gloria. Serve per dare gloria a Dio, non a noi stessi. Non a noi stessi. La gloria che dobbiamo cercare attraverso la nostra vita, attraverso le nostre azioni, attraverso le nostre scelte, attraverso il nostro comportamento, attraverso quello che facciamo, che pensiamo, attraverso quello che diciamo. Quanto è importante questo aspetto di quello che il corpo dice.
Il corpo lo dice con la lingua, evidentemente, ma lo dice anche con il modo con cui lo trattiamo, con cui ci presentiamo nei confronti degli altri. Questo ci richiama anche una virtù che oggi pare non essere più una virtù, ma forse una cosa fuori moda, il pudore. Non ce l'abbiamo più. Non ci abbiamo più pudore nel mostrare il nostro corpo. Non ci abbiamo più pudore nel parlare. E purtroppo non ci abbiamo più pudore nemmeno nell'offendere e nel calunniare. È sempre il nostro corpo che in questo modo non sta dando gloria a Dio. Non si sta rendendo conto di essere stato comprato dal sangue di Cristo. Non si rende conto che è tempio dello Spirito. Allora, amici miei, attenzione, queste non sono parole di oggi, di questa sera, o di un tempo che fu, per cui sono parole vabbè, del passato, non ci interessano più, è cambiato il tempo. No, no, questa è la parola di vita, parola di Dio, e vale sempre. Sicché noi che siamo qui questa sera abbiamo la responsabilità di ascoltare questa parola e la responsabilità di metterla in pratica nella nostra vita. Il nostro corpo, quello singolare di ciascuno, ma anche il corpo comunitario deve dare gloria a Dio attraverso scelte, comportamenti, come dicevo prima, parole. Permettetemi solo un piccolo accenno a questo. Il parlare, oggi noi lo facciamo non tanto con la lingua quanto con i mezzi social. Ci viene un'idea in testa, non la verifichiamo nemmeno se sia giusta o no. La mettiamo su internet, la mettiamo sui social e fa il giro del mondo in un attimo. Poi pazienza, che quella parola che non è stata nemmeno verificata ha denigrato una persona, ha calunniato un'altra, ha offeso un'altra ancora, ha tolto la dignità a quell'altra persona ancora. Terrificante, senza parlare poi dei video. Terrificante. Come facciamo a pensare che in questo modo il nostro corpo, perché la nostra mente, la nostra lingua, le nostre mani, il nostro corpo, quando scrivono al telefonino, il nostro corpo sta glorificando Dio. Come possiamo pensarlo? Allora ravvediamoci, amici miei. Questa sera Santa Margherita ci dice: io ho dato la vita per questo, non per il telefonino, perché non c'era, per fortuna, ma per la parola, ma per la testimonianza sino alla fine. Santa Margherita ci stimola questa sera, ci invita a prendere coscienza di ciò che ha fatto Dio per noi, di ciò che siamo e di quale deve essere il nostro stile di vita, il nostro modo di comportarci. Che Santa Margherita ci dia la possibilità di glorificare Dio con il nostro corpo.